Cari fratelli e care sorelle, benvenuti e bentornati nel nostro canale YouTube della redazione Papa Boys. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Oggi vogliamo pubblicare sul nostro e vostro canale preferito il messaggio straordinario di Ivan di Medjugorje. È un messaggio urgente ed importante, riferito dal veggente stesso il giorno 21 ottobre. Un messaggio urgente che invita alla preghiera e al digiuno per la pace, con coraggio e determinazione. Il 21 ottobre 2023 un evento straordinario ha catturato l'attenzione di coloro che cercano segni di fede e di speranza. Il veggente Ivan ha avuto un incontro significativo con la Madonna, portando con sé un messaggio di gioia e preghiera che risuona ancora oggi nei cuori dei credenti. Come ogni apparizione mariana, questo incontro è stato un momento di grande importanza per Ivan e per tutti coloro che si sono radunati. Ma è stata la preghiera della Madonna che ha lasciato un'impronta profonda. Con le mani protese ha pregato intensamente per tutti i presenti, ponendo una cura speciale per i malati e per i sacerdoti che erano presenti in quell'assemblea di fede. Oggi, mentre si cercano i mezzi umani per raggiungere la pace, la Madonna ci ricorda con determinazione che la pace si può ottenere solo invocando l'aiuto del cielo attraverso la preghiera e il digiuno. Questo messaggio ricalca quasi testualmente quello che la Madonna ha dato il 25 luglio 1991, quando era appena cominciata la guerra nella ex Jugoslavia e sembrava che il conflitto potesse avere dimensioni contenute. Non si diede abbastanza ascolto alle sue parole e sappiamo come è andata a finire. Ora la madre, in un contesto molto più pericoloso e delicato di quello del 1991, ci ripete nuovamente il suo accorato e drammatico appello a pregare e a digiunare per la pace. Rispondiamo con generosità, in particolare con la preghiera del Santo Rosario, che è sempre stato strumento privilegiato per fermare le guerre e ottenere da Dio il dono della pace. Possa la corona del Rosario di Maria, unita al digiuno, aiutarci ad implorare da Dio la riconciliazione e la pace dell'intera umanità. Leggiamo il messaggio del 21 ottobre 2023, dato dalla Madonna al veggente Ivan. Cari figli, oggi vi invito a pregare per la pace. In questo momento in cui la pace è minacciata in modo particolare, vi chiedo di rinnovare il digiuno e la preghiera nelle vostre famiglie e di esortare anche gli altri alla preghiera per la pace. Cari figli, voglio che comprendiate la gravità della situazione e che molto di quello che accadrà dipende dalla vostra preghiera e la vostra perseveranza. Cari figli, io sono con voi e vi invito con serietà ad iniziare a pregare e a digiunare. Grazie, cari figli, perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Al termine del suo messaggio, la Madonna ha poi benedetto tutti con la sua benedizione materna, estendendo le sue grazie a ciascuno dei presenti. Questa benedizione è stata un dono di amore e speranza che continua a ispirare e rafforzare la fede di coloro che l'hanno ricevuta. La Mamma Celeste ha quindi continuato a pregare su tutti, immergendosi nella luce e nella croce.
prima di concludere con il suo tradizionale saluto di pace, andate in pace, cari figli miei. Questo messaggio di Medjugorje ci ricorda l'urgenza della preghiera e la gravità della situazione in Medio Oriente, in Ucraina ed in tante altre parti del mondo. Grazie, cari fratelli e sorelle, per averci accompagnato in questo momento di riflessione e preghiera con le parole di Medjugorje. Continuate a coltivare la vostra fede ed a pregare con fiducia, sapendo che Dio è sempre con voi e la Mamma Celeste non ci abbandona mai. Vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e di speranza. La fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore. Vi ricordiamo di mettere anche un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Arrivederci a tutti, al prossimo video insieme nel canale YouTube della redazione Papa Boys. Dio ci benedica.